Una vittoria di misura, ma conti fatti, il San Nicolò avrebbe meritato qualche gol in più. Tuttavia basta e avanza il sigillo di Michele Bisegna al 25esimo della ripresa per lanciare i biancazzurri nelle zone nobili di una classifica che strappa, non può non farlo, più di un sorriso in casa teramana. E il San Nicolò vince col Matelica perché crede di più ai tre punti, ci prova con maggiore insistenza, con maggiore precisione nella ripresa, colpendo proprio nel momento di maggiore debolezza dei marchigiani, appena ridotti in 10 per il rosso a Mandorino. Senza Tarquini e Pari sale inizio la catena mancina disegnata da Massimo Epifani, funziona bene. Mozzoni spinge spesso, l'affondo al decimo è per il tiro alto di Bisegna da buona posizione. Del Materica poche tracce, a metà tempo la conclusione di Cacciatore è velleitaria, così come alta la staffilata dalla distanza di Iaboni sull'altro fronte servito da Cremoni. Ancora Bisegna in mostra al 36esimo, tiro centrale, così come senza esito il tentativo, pochi secondi più in là, di Stivaletta. Ma è nel finale di tempo che il San Nicolò va davvero vicino al vantaggio. Spitoni è strepitoso, ancora una volta, su un Bisegna incontenibile. Dal corner lo schema Iaboni-Petronio libera la conclusione al volo del capitano biancazzurro, con Spitoni ancora provvidenziale. Al 45esimo proprio Iaboni non arriva sul limite di Mozzoni, mentre al 46esimo cala il gelo sul Bonoli. Di Gifico esce a valanga su Cacciatore, ma travolge il compagno di squadra Ambogi. Il difensore rimane a terra privo di sensi, i giocatori chiamano a gran voce i sanitari, attimi di terrore anche sugli spalti, prima che il baby, scuola Pescara, si rialzi e prosegua la gara. Dall'intervallo il San Nicolò esce con ancora più fame, l'ex Teramo e Chieti, Nando Vitone, prova comunque a suonare la carica per i suoi, ma senza centrare la porta, mentre sulla battuta di Bisegna c'è una deviazione che quasi inganna Spitoni. La svolta però arriva a metà ripresa, Mandorino già ammonito commette fallo su Dorazio, a ridosso delle panchine, Di Cairano se ne accorge, secondo giallo, Matelica in 10 e dopo neppure un minuto arriva il gol che decide la gara, ennesimo affondo di Mozzoni sulla sinistra, traversone basso che taglia l'area di rigore, Bisegna è ben appostato e da pochi passi non può sbagliare la battuta facile facile. Giannangeli prova a cambiare le carte in tavola, fuori Ambrosini e Vitone, dentro Lazzoni e Pazzi, ma le cose non cambiano e il San Nicolò così arriva senza affanni al 93esimo. Il triplice fischio condanna un Matelica ancora piuttosto balbettante, tutt'altra area in casa teramana. I 10 punti in graduatoria sono un bottino a cui pochi credevano dopo appena 5 turni, ma a ben vedere rispecchiano i valori di una squadra che sembra destinata a non essere solo una sorpresa. Mi sa, possiamo dire una vittoria sofferta, cercata, però alla fine meritata. Ma meritatissima, penso per il volume di gioco che ha fatto la squadra, per la ricerca del gioco che c'è questa squadra, veramente meritava oggi di vincere la partita anche con le occasioni create. Credo che un allenatore oggi deve essere orgoglioso di allenare un gruppo così, perché veramente mi stupisce ogni domenica di più, perché vedere giocare questa squadra in questa maniera e poi finalizzare le occasioni da gol che abbiamo avuto mi fa molto piacere. Un voto a Bisegna? A Bisegna è un giocatore importante come tutti gli altri, sapevo del suo valore del giocatore, credo che è un giocatore importante, un giocatore che tra virgolette c'entra poco in queste categorie, però e ancora gliel'ho detto, cioè il treno che sta passando ci deve salire sopra, però credo che il valore forte di questa squadra è il gruppo, che è veramente, veramente incredibile, è una squadra che ricerca sempre il gioco e fa divertire chi viene a vedere la partita. Il Matelica, che voto gli diamo oggi? L'abbiamo visto un po' sottotono, soprattutto per le potenzialità che avete in attacco, abbiamo visto esprimere un po' poco davanti. Diciamo che è stata sicuramente una partita non brillantissima, dove abbiamo commesso alcune ingenuità e soprattutto dove non siamo riusciti a esprimere le nostre qualità. Di fronte avevamo un avversario quadrato, ben organizzato, che in più circostanze insomma, si è reso pericoloso. Abbiamo contenuto abbastanza bene, poi l'episodio dell'espulsione ha fatto pendere l'ago della bilancia a favore del San Nicolò. Presidente, se a inizio torneo le avessero detto che avrebbe dominato la partita interna contro il Matelica, ci avrebbe creduto? Beh, dominato sì, perché la squadra gioca benissimo, noi abbiamo un grande mister, è stato un grande gruppo che poi è quello dell'anno scorso con alcuni innesti, quindi ci avrei creduto. L'unica cosa è che forse non realizziamo per quanto concretizziamo, ci manca sempre l'ultimo passaggio, però insomma la squadra si diverte anche il pubblico con belle giocate, quindi diciamo che questo è l'andazzo di quest'anno.